libertà, tra virgolette, anche negli spostamenti nelle altre regioni. Senta, Pinton, io le riconosco un forte senso di attenzione, anche di criticità nei confronti delle cose che non vanno. Ecco, però magari questa volta se la sentirebbe anche di potenzialmente di tirare le orecchie un po' a Conte e al governo, cioè secondo lei hanno fatto proprio tutte le cose giuste, sinceramente, siccome so che lei è uno di cuore, ecco, che uno che si appassiona anche alle cose, c'era qualcosa, perché ovviamente è chiaro che loro hanno fatto le cose omnibus, cioè delle regole valide per tutti i dati, le esigenze della Calabria sono diverse rispetto alle esigenze di qui del Veneto, però lei come Veneto avrebbe potuto chiedere qualcosa in più, si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio? Guardi, la perfezione non fa parte di questo mondo. Io ho un'esperienza lavorativa che ormai ha superato i 30 anni. Io ho cominciato a lavorare anche quando studiavo, sfruttavo le vacanze estive per lavorare. E pur avendo fatto nelle istituzioni una esperienza all'opposizione, io nella vita professionale, io sono stato un quadro aziendale, sono stato responsabile commerciale d'Italia di una grande azienda, poi ho intrapreso un'attività personale, quindi di fatto nella vita privata sono un uomo di governo, non un uomo di opposizione. E quindi è chiaro che quando vedo, anche tra l'altro ho sofferto personalmente la lentezza dovuta ad una burocrazia spaventosa che è caratteristica negativa da decenni italiana, quando vedo queste lentezze nell'aiutare le persone che hanno bisogno in un momento di gravissima difficoltà sanitaria, della salute, perché il virus è stato tragico, ma poi soprattutto anche economica in questo periodo, quando vedo queste lentezze è chiaro che mi domando si poteva fare meglio, e la risposta è sì, si poteva certamente fare meglio. E poi allora si chiede, no, nelle telefonate private con i tuoi riferimenti romani, col ministro, eccetera, chiedi ma perché? E ti vengono date delle spiegazioni che obiettivamente da un certo punto di vista ti demoralizzano e dall'altro ti fanno un pochino comprendere il motivo per cui, per esempio, i 600 euro non sono arrivati il giorno dopo dell'annuncio, ma ci è voluto un po' di tempo. Ci sono stati quelli che li hanno avuti nel giro di 10 giorni, quelli che li hanno avuti nel giro di un mese, quelli che hanno sbagliato il conto corrente per magari una disattenzione, quindi l'INPS gli ha mandato una mail dicendo guarda che il conto corrente che hai messo è sbagliato, devi mettere quello giusto, e poi gli sono arrivati. Bisogna fare i conti anche con una realtà, però sia l'INPS e sia comunque tutta la struttura che è stata messa all'opera per cercare di tamponare questa situazione così diversa dalla normalità, tutta questa struttura è una struttura che è nata in periodi normali. Però Pintone è anche vero che comunque Conte si è anche scusato pubblicamente, ha detto proprio alla conferenza stampa dell'altro giorno. Capisco ci sono imprenditori che commerciali che non prendono soldi, gente con cui non è ancora arrivato, quindi è anche, cioè queste persone sono anche consapevoli che ci sono delle difficoltà oggettive, però ecco quello che mi fa più strano è che di fronte a questa consapevolezza, perché uno potrebbe dire non si rendono conto di com'è la realtà, però loro si rendono conto che la realtà com'è, però la tentazione di fare la domanda in carta da bollo con gli allegati documenti per fare la richiesta del bonus sul turismo è più forte di loro, cioè la burocrazia è più forte di voi, più sì, forte di loro. Però è anche vero che il movimento, concludo Pinton, è anche vero che comunque il 5 Stelle ha reso, secondo me, almeno a memoria, uno dei punti cardine è proprio quello di dire sburocratizziamo, cioè io mi ricordo insomma i proclami di qualche anno fa, togliamo burocrazia, snelliamo, quindi in un certo senso questo è proprio il periodo in cui magari molte cose vengono più all'occhio, perché quando va tutto bene uno dice vabbè sono un'ora in più allo sportello in coda, chi se ne frega, però magari quando invece il tempo ti manca e le risorse economiche scarseggiano, allora ti rendi ancora di più conto che c'è tanta burocrazia e tante cose sono inutili. Ah, ma quando lei dice queste cose io posso solamente che dire ha ragione e il mio intervento già finisce qui. Poi se invece devo aggiungere qualcosa è che è secondo me un pochino non corretto ricordarsi della burocrazia così pesante quando stiamo vivendo una situazione così drammatica che ha appesantito enormemente un problema che però è stato creato
in decenni, dove nemmeno, dove lei fa riferimento al 5 Stelle, diceva il 5 Stelle neanche esisteva fino a qualche anno fa, no? E questa burocrazia non l'ha introdotta il 5 Stelle, purtroppo siamo solo da 2 anni al governo e in 2 anni ci sono stati 2 governi, nel senso che il primo è saltato perché uno se n'è andato proprio di fronte alle difficoltà. Quindi, e poi è difficile risolvere questi problemi qui in un momento così tragico, però io prima le facevo riferimento al discorso della visione governativa, diciamo, da parte di uno che è abituato tutti i giorni a fare qualcosa, a prendere decisioni. Io sono, anch'io, se vuole le faccio l'elenco di tutte le cose che non hanno funzionato, è facile, però poi se una buona opposizione, secondo me, oltre che a descrivere tutte le difficoltà, deve anche suggerire delle cose, fare delle proposte che siano migliorative, cioè a dire: tu stai sbagliando, governo Conte, oltre che scusarti per gli errori che probabilmente neanche hai fatto tu, ma hanno fatto tutti i burocrati che stanno dietro di te, oltre a scusarti, vai via e metti uno che ha le idee chiare su cosa fare. Allora io dico, la gestione della malattia, del coronavirus, è stata criticata, ma l'alternativa qual era? L'Italia non doveva chiudere, doveva tenere tutto aperto, doveva fregarsene di questa malattia. Guardate che ci sono degli esempi all'estero di leader che hanno gestito in maniera diversa da Conte e dal governo italiano. Dopo individuiamo sempre Conte naturalmente come figura di spicco, ma cioè, dietro c'hanno ministri, c'hanno partiti, certo, che certo. Consultano. Ecco, all'estero ci sono esempi che non hanno fatto come Conte. Fino a un certo momento, ad esempio, la Gran Bretagna e Johnson è stato additato come esempio da parte di certa parte politica, perché molto più, come dire, ha dato molta più libertà all'inizio, ha trascurato un po' il problema sanitario del coronavirus, no? Dice, parlava di insomma. Sì, 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 ma nell'occhio del si è anche ammalato. Si è anche ammalato lui, si è anche ammalato lui, quindi lui stesso. No, ma sì, ma ci sono anche modelli come la Svezia dove non hanno fatto nulla eppure sì, malattie. Ci sono modelli come la Gran Bretagna, che è diventata il paese con più mortalità d'Europa. Ci sono modelli come gli Stati Uniti, dove Trump la ragionava nello stesso modo ed è il paese che ha più mortalità nel mondo. Ci sono modelli come il Brasile, dove c'è Bolsonaro che ancora sostiene che sia un'influenza e tutti sappiamo.